fare di questa terra bellissima ma fragile una terra di grandi opportunità per gli abruzzesi e per gli italiani. L'Abruzzo deve riscoprire l'orgoglio delle proprie tradizioni, della propria specialità, delle proprie eccellenze, invece di essere considerata una regione spesso troppo dimenticata, un marginale nel panorama economico, sociale e culturale della nazione. Noi vogliamo riportare l'Abruzzo al centro, anche perché alcune emergenze che riguardano questa terra non si possono risolvere con le sole forze degli abruzzesi: la ricostruzione del terremoto, la ferrovia che è ferma alla fine dell'Ottocento in alcuni suoi tratti, le grandi infrastrutture, l'autostrada, la bonifica della discarica di Bussi e il problema della sanità. Sono tutte questioni sulle quali ci vuole una voce forte a Roma, nei palazzi del potere, nei palazzi dei ministeri e degli enti che governano questi processi, e dobbiamo creare appunto un Abruzzo da questo punto di vista più consapevole della propria forza, delle proprie energie e delle proprie potenzialità. Noi ci rivolgiamo molto alle categorie, ai corpi intermedi, ai sindacati, alle associazioni, e qui in Abruzzo c'è anche una forte e radicata tradizione e presenza di liste civiche che dimostrano come oltre i partiti tradizionali c'è un mondo di persone che si vuole impegnare e che vuole portare un contributo. Il mio appello anche oggi sarà quello rivolto a tutte queste realtà che condividono ovviamente i valori di fondo di un programma di centrodestra, di lavorare insieme, di portare il loro contributo di esperienza per arricchire le nostre proposte. Oggi Fratelli d'Italia presenta le proprie, le sintetizzerà insieme agli altri partiti e movimenti che comporranno la coalizione di centrodestra. Io sono pronto a raccogliere questi contributi e a fare in modo che tutti possano portare il loro apporto per questo lavoro.